Ciao raga bentornati sul mio canale youtube come potete ben vedere anche dalla felpa che indosso siamo entrati nel vivo della i serie a team la massima competizione e su fc 24 del nostro paese organizzata direttamente da lega calcio e in particolar modo abbiamo visto già le prime due giornate di gioco del gruppo a e del gruppo b e il gruppo B ha letteralmente folgorato gli occhi di pubblico, anche addetti ai lavori, per la prestazione di un giocatore che ha fatto vedere veramente delle cose pazzesche. Lo andiamo ad analizzare nel dettaglio, nelle giocate che ha fatto, a vedere come le ha create, come sono nate queste azioni. Mirabolanti è e il giocatore in questione è Gabriel Altonini, pro player dell'Udinese Esports. Quello che ha colpito in maniera incredibile di Gabriel è la sua freschezza in fase offensiva. Infatti, tanti sono stati i gol da lui segnati e soprattutto sono stati tanti i modi con cui questi gol sono stati realizzati. Io vi ho preparato una compilation di quelli che secondo me sono stati i migliori e soprattutto fatti contro avversari di un livello altissimo: Cosimo, Guarnieri del Cagliari, Obrun del Verona. È lo stesso Darkley della Salernitana, uno dei due giocatori stranieri che per la prima volta si affacciano alla I Serie A Team in questa stagione, l'altro è Oli Boli, lo svedese in forza al Genoa Esports. Voglio partire da questo gol che ha realizzato contro Cosimo, contro il Cagliari, perché è veramente un gol pazzesco e spiana la strada a quelli che sono poi quelli che andremo a vedere successivamente. Possiamo vedere che in questo momento Gabriel in maglia arancione si ritrova praticamente in una situazione di... Due contro tre difensori schierati, più la linea dei tre centrocampisti in maglia bianca, che comunque fa una buona copertura, e pian piano stanno arrivando il resto dei suoi giocatori a dare una mano alla manovra offensiva. Ragazzi, mettetevi comodi e salite sulla giostra perché questo gol è veramente qualcosa di spaziale. Lui qui, guardate che cosa fa, fa questi micro movimenti con R9 per cercare di far settare la sua squadra. Vedete che adesso la situazione non è più un 2 contro 3, ma è un, una manovra offensiva a tutti gli effetti perché abbiamo. Tre uomini che si sono andati ad accoppiare con quelli che sono i difensori avversari, e se è vero che comunque siamo ancora in una situazione di svantaggio numerico perché qui c'è la linea A4 del Cagliari, è una situazione molto più promettente perché se andiamo a considerare l'insieme è una situazione di 7 contro 7 in questa porzione di gioco di campo della retroguardia del Cagliari. Andiamo a vedere però come Gabriel va a sviscerare questa azione, perché guardate qua lui che cosa si inventa. Una ragnatela di passaggi che inizia a costruire esattamente ora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 passaggi consecutivi e la palla che si inzacca è poi una giustissima esultanza, perché questo è stato veramente un gol clamoroso. Ma di gol ne ha fatti tanti, perché vedete qui in quest'altra situazione come è bravissimo a rovesciare la manovra da, da difensiva in offensiva in un secondo con questo lancio L1 triangolo un po' old school, se vogliamo. Guardate qui una situazione in cui praticamente il suo unico uomo pericoloso è R9, qui Darkley è stato anche bravo a selezionare. L'usio è iniziare la solita rincorsa all'indietro perché sappiamo che quando vediamo il giocatore inserirsi l'unico modo per contrastarlo è quello di selezionare primitivamente il difensore centrale e scappare all'indietro. Darkley è molto bravo a farlo ma Antonini ancora più rapido nel pensiero, poi il resto lo fa R9 che mette il fisico davanti, arriva davanti al portiere e insacca questo gol molto ben costruito. Ma ancora una volta, un, a proposito di gol ben costruiti, guardate qui perché partiamo addirittura dal portiere. Questa è una caratteristica che ritroveremo anche più avanti perché Gabriel è molto quadrato nella costruzione della manovra, cerca sempre di partire dal basso per poi rovesciare tutto e andare a fare la manovra offensiva. Qui con questo cambio di gioco siamo già da Teo Hernandez che, guardate qui, vi voglio far notare il movimento chiamato su Zirg-Z che però è marcato perché 1 contro 2, ma lui non importa perché sa che con l'inserimento arriverà in questa zona dove potrà andare a ricevere il pallone, quindi ha schiacciato, vi ricordo, L1 per far inserire il giocatore senza palla, Zirk Z attacca la profondità, viene servito con il tempo giusto, però qui guardate. Il colpo di genio, a questa suola a rientrare verso dentro, che manda completamente al bar il difensore di Darkley, che era in marcatura. Spianando di fatto la strada a Zirk che comunque davanti a sé deve superare quella che è la diagonale di questo Bissek. Inoltre, Teo Hernandez sta ripiegando anche lui verso il centro a dare una mano per andare a bloccare eventuali passaggi. Quindi, Gabriel, consapevole di questo, che cosa si va a inventare? Punta l'area di rigore, va fino in fondo e qui. Qualcuno di voi poteva pensare che arrivava un passaggio al centro e invece no, perché guardate che cosa succede. Andando avanti con l'azione, praticamente il portiere, vedete, arriva a quasi contatto con R9 e quindi per evitare che il portiere possa intercettare il passaggio, Gabriel che cosa si inventa? Si inventa una finta di tiro, old school se vogliamo, perché non è uno scopturno, non è niente, ma è una finta di tiro in corsa che mette a sedere Scesni e va a insaccare la rete del 2-0 momentaneo contro una Salernitana che comunque stava avendo le sue occasioni ma guardiamo ancora questa azione, tutta quanta da dietro, passaggi di prima per arrivare poi ancora una volta con questo lancio che è una costante delle manovre di Gabriel con Zirkzee che controlla palla mettendo anche il fisico davanti e va a scaricare una meccanica che quest'anno non stiamo vedendo tantissimo perché di solito i lanci vengono bloccati però se fatti al tempismo giusto come li fa Gabriel guardate ancora una volta come questa azione si va a risolvere in un gol facile facile perché qui Zirkzee outspida sia Spinazzola che Lusio e la butta dentro per il più facile dei tap-in davanti la porta. Ma non è tutto perché se pensate di aver visto tutto quanto il repertorio siamo solo a metà qui la classica azione che siamo abituati a vedere con l'Aerial Plus e la sponda nel centro del campo, però quello che vi voglio far notare è il tempismo perfetto con cui viene fatta questa giocata perché in fase difensiva qui Darkley è bravissimo va a fare il player lock, schiaccia R3, andandosi a selezionare Lucio ancora prima che Zirk Z riceva il pallone. Questo che cosa gli permette di fare? Gli permette di andare a marcare quello che è il passaggio sulla sua punta cosa che sappiamo essere l'unica contromisura da andare ad adottare in questi casi, perché ovviamente la Sponda con Zirk Zegec e Aerial Plus in un quel mismatch non la vai a salvare mai. Quindi Darkley fa tutto bene, si mette anche davanti qui ad R9, però Gabriel è bravissimo con la Sponda che manda fuori giri il difensore ed R9 si ritrova davanti alla porta tu per tu per segnare questo gol facile facile. Però ancora una volta non è finita qui perché guardate quest'altra azione ragazzi, fortunato per carità ne rimpalli, però le idee, qui prima fa un doppio passo per cercare di cambiare direzione, lo fa e poi esagera cercando il tunnel su Bissek che invece non si fa passare la palla sotto i piedi e qui poteva fare tante cose, poteva fermarsi magari... Dare la palla all'indietro su, su Zirk Z, provare una scaletta con l'uomo che si stava liberando. Invece, no, ci fa vedere tutto quanto quello che è il suo potenziale e la sua creatività. Perché, vedete, qui annulla un tiro, poi fa una sola, vince un rimpallo, annulla un altro tiro e poi fa un reverso elastico, ragazzi. E passa in mezzo a tre uomini, che, per carità, sarà stato pure fortunato. Ma che bravo nell'andare a ricostruire l'azione una volta che l'azione si, si era andata un po' perdendo. E chiudiamo con questo gol ragazzi che è veramente per la partita con Darkley qualcosa di clamoroso perché alle volte ci andiamo a lamentare di quello che è il pressing che spesso e volentieri andiamo a subire ma guardate qui. Gabriel, tutto quanto di prima, riesce a uscire con questa ragnatela di passaggi e poi si ritrova in questo 3 contro 1 con il player lock a servire Ronaldinho in maniera perfetta, andando ad evitare anche l'autoblock. E che dire, questo penso sia la cilegina sulla torta di questa partita. Veramente un gol clamoroso. Per non parlare di quelli che sono i col clamorosi fatti contro Obrun, perché vedete ancora una volta qui tutto quanto di prima, partendo da dietro, andando a rovesciare subito l'azione, arriviamo in zona offensiva con questa scaletta e la creatività di fermare il doppio passo e darla poi al centro su R9 per andare a segnare una rete che in quel momento lì permetteva di accorciare le distanze visto che si trovava sotto di, di due gol guardate ancora qui una volta sempre la palla che va dal portiere sponda poi per Zirkzee che l'appoggia per R9 che poi vede questo corridoio illuminante per Ronaldinho che con la puntazza insacca la rete del momentaneo pari però avete visto sempre questa costruzione dal basso con tanta pazienza anche qua palla che da Locatelli va verso quadrado ancora verso l'esterno dentro Quara Ronaldinho Maldigno, e poi la palla dentro per R9 che è fortunato nel rimpallo con, con Cesney e va a insaccare la rete del vantaggio. Quindi sotto di due gol, bravissimo nel rimontare senza sfiduciarsi, andando poi a completarla questa rimonta rimonta che poi viene legittimata ulteriormente da quest'altra giocata, la più classica delle scalette, questa fortunato un po' nel rimpallo con R9, però la giocata era costruita bene, come al solito, sempre dall'esterno verso l'interno, per poi concludere con questo calcio d'angolo e la palla di Zirke che finisce nel sacco dopo il colpo di testa. Per cui secondo me Gabriel al momento penso che sia considerato a ah, merito per quello che ha fatto uno se non il giocatore più in forma del panorama isportivo non solo italiano ma globale di fc24 e sono curioso di sapere voi se avete visto queste partite ragazzi anche per questo video è tutto come al solito fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se avevate già seguito il torneo o se non lo conoscevate perché potrebbe anche esserci chi questi tornei di solito non li segue ma perché non li conosce vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma viola non mi resta altro che augurarvi una buona giornata un saluto nel vostro liberoschi e a presto ciao